Amici, sono ritornata. Mi vedete sempre vestita uguale per il ragionamento di prima, che sto facendo dei video tutti in un giorno perché ho un pochino di tempo e vi volevo mostrare dei prodotti. Questa volta facciamo questo meraviglioso video che è il video dei prodotti perché... Ma perché? Cioè... Prima facevo ni, no, ma perché? Ma dato che mo prodotti no e così così, fortunatamente non ne ho, andiamo direttamente sui ma perché, così ci togliamo sto dente avvelenato. Allora, primo prodotto ma perché che vi voglio far vedere è questa matita dell'Astra. Io vi feci pure l'haul un pochino di tempo fa, un pochino, tanto tempo fa, forse sarà stato uno dei miei primi video, quindi è passato tanto tempo. Oh, ragazzi, siamo arrivati a un anno del canale, cioè è tanto. Io non pensavo manco che ci fosse qualcuno che mi seguisse, quindi io vi ringrazio tantissimo, veramente, per voi guerrieri. Comunque, matita Astra. È una matita che io presi cioè ero felicissima perché praticamente avevo trovato questo colore, che è un colore molto molto simile al rossetto L'Oreal che avevo acquistato, insomma, nel medesimo periodo, e non pensavo esistesse una matita dello stesso colore. Invece io l'avevo trovata, ero felicissima. Oltretutto a pochissimo prezzo, perché mi sembra che costasse 2,90 euro, ma vabbè. Comunque, si chiama Light Up Line ed è praticamente matita labbra waterproof e glossy. Sul waterproof ci siamo, ma il problema non è il waterproof, il problema è la matita, perché praticamente è una cosa assurda. Cioè, allora, io di solito la matita la preferisco un po' morbida, perché essendo una matita labbra, quando io metto una matita per labbra, vorrei poter non solo fare il contorno, ma anche dare un pochino di base, di modo che mi ravvivi il colore del rossetto e me lo faccia durare pure un pochino più a lungo. Ci ho provato sia come base, sia solo come contorno e base. Io vi metto una foto, cioè sembra una malattia rara sta cosa, cioè sembra veramente che io... Ma manco i vampiri, cioè... Io vi faccio uno swatchino, ok? Per farvi capire di che cosa parlo. Lei ha anche il suo sfumino dietro, ok? Cioè, che vi ho tolto, ne sono proprio intelligente. Eccolo qua, c'ha il suo sfumino. Vi voglio far vedere sto particolare. Allora, sperando che la macchina metta a fuoco. Ui, mettiamo a fuoco la mano. Oh, ok. Allora, vedete questa linea che io ho fatto? Fatto questa linea, il tratto è scriventissimo, per l'amor di Dio, e chi dice niente. Il problema è questo: all'interno, non so se voi riuscite a vederlo, ci sono tipo come se fossero dei puntini, ecco, come se praticamente rimanesse il pigmento proprio staccato dal prodotto. Non so come farvelo capire. Praticamente, quando io lo vado a sfumare, questa situazione, se ne cade a pezzi, cioè va via a pezzi. Quindi non solo, sì, è waterproof, per l'amor di Dio, ma non è né E quando sfumabile. arriva sulle labbra, quando poi voi mangiate e fate qualcosa, ci sono dei pezzi che se ne vanno via completamente. Sembra come se io mi fossi... Avete presente gli zombie che si mangiano le labbra? Cioè proprio quella cosa... È bruttissima, è proprio brutta. Cioè c'ha sti pigmenti... I pigmenti per dentro che praticamente sono una cosa infattibile, cioè non mi piace, non mi è piaciuta, mi dispiace Astra, è vero che è economica e tutto, però su questa qua hai toppato alla grande, perché non mi posso mettere una matita e sembrare di avere, non lo so, di aver mangiato qualcuno a morsi, perché veramente è bruttissima sta Altro cosa. prodotto, ma perché? Questo prodottino qua che io ho adorato nell'estate. Allora, è un prodotto che ho trovato in una parafarmacia, non costava tantissimo, mi pare intorno ai 7 euro, 8 euro. Mi serviva un fondotinta che mi aiutasse un pochettino a togliere, diciamo, questo colorito proprio alla Edward, e cercare di insomma ravvivare un pochino il colore, per di più darmi un pochino di protezione solare alta, perché infatti è molto alta, dato che io, essendo così chiarissima,
cioè io mi riesco ad abbronzare di più se mi metto una protezione decente, perché ragazze senza protezione sotto al sole no, è inutile perché non ne vi abbronzate ma vi rovinate solo la pelle e io lo facevo, poi piano piano ho capito che mi abbronzo di più se utilizzo prodotti giusti e avevo preso questo. Allora, effetto compatto naturale, 6 mesi di PAO, 10 grammi di prodotto. La marca è questa, Dermasol, www.dermasol.it, se volessi andare a vederlo su internet. La marca è questa, Rotta Panza, come cacchio si chiama? Rotta Farm, ecco qui. Non la conoscevo io. Mi sono trovata benissimo all'inizio. Un bel giorno lo vado a prendere. È vero che c'ho un PAO di 6 mesi, quindi, ma non ho fatto passare 6 mesi. Cioè, come la matita, cioè, ha la stessa malattia rara della matita, praticamente. Cioè, è una cosa assurda, guardatela. Cioè, mi spiegate che cos'è questo schifo che si è fatto intorno al prodotto? Ma, cioè, non mi ha dato il tempo di finirlo, anche perché era poco. Ah, figuratevi che io, vabbè, a parte che c'aveva la spugnetta sotto, quindi comodissimo, però. Essendo poco il prodotto, io me l'ero, diciamo, conservata cercando di risparmiarlo proprio per le giornate di sole un pochino più pesanti, per quando sono andata al mare perché l'ho utilizzata in vacanza, insomma, mi sono trovata benissimo. Un effetto, diciamo, molto naturale, coprenza, diciamo, medio-bassa, cioè, comunque un prodotto bello cremoso, cioè fatto bene, ma fa pure schifo toccarlo perché io non so che gli è pigliata sto coso. Ma credetemi, cioè veramente no, come prodotto, come coprenza, come era eccellente. Il problema è questo, cioè io non l'ho potuto più usare, quindi non è che mi è durato 6 mesi, non mi è durato niente sto coso, perché già dopo un mese e mezzo mi sono resa conto che cominciava a fare un pochino se festa cosa così, ho detto ma e l'ho tenuto chiuso, cioè ve lo consiglio di comprarlo, ma finitelo presto, cioè se lo dovete usare non fate come me, come al solito che so tirchia e cerco di mantenermeli i stretti prodotti buoni perché è inutile, cioè è andato via prima del tempo. Stessa cosa, allora, questo è un prodotto che io non voglio bocciare perché a me piace tantissimo. Il problema è che stiamo parlando del eyeliner in penna dell'Elf. Allora, questo eyeliner in penna, ok, dato che mo l'Elf è tornata in auge, cioè, praticamente è ritornata, quindi si può riacquistare, ve ne posso parlare tranquillamente. Come lo swatch di prima, vi faccio vedere. Allora, ha un bel tratto, per l'amor di Dio, non si può dire niente, ha un bel tratto. Oddio, non è proprio un tratto bello marcato, nel senso che dovete ripassarci, però questo è un problema di tutti i pennarelli, diciamo che è un pochino sfiatatello, ecco. Potete ovviamente rigirare la punta così che magari poi insomma c'è la parte di dentro che si impregna di prodotto, magari rigirando la punta si ravviva un pochettino, ma il problema di questi qui è che durano poco, cioè comprare è vero che costano poco, ma durano poco, cioè si seccano subito e a me dispiace perché sinceramente, come potete notare, secondo me questi pennarelli della Elf sono pure migliori di quelli della Essence perché hanno un pennino più sottile, quindi vi permettono di fare una linea anche un pochino più sottile. Il problema è questo, vedete? È sfiatatello, cioè era buonissimo all'inizio, poi si è. Vabbè, questo non è nero però, attenzione, questo è viola. Però io, ecco, questo è il colore plum, quindi plum. Quindi praticamente è il viola, però ragazze, cioè, mi dura proprio poco ed è brutto perché è vero che costi poco, però mi duri pure poco e no, no, non va bene, Elf, metticene un pochino in più dentro. Oltretutto io ho utilizzato, per farvi capire, tanto che mi piace il pennellino, l'applicazione, l'ho utilizzato pucciandocelo in quello in gel e facendo la linea, perché non viene una linea molto sottile, ma viene bella dritta, perché io mi ci trovo proprio bene con questo tipo di pennellino. Però, ragazze mie, tenete conto che se li comprate tempo, ma non vi durano un mese,
anche se li conservate bene, si asciugano prestissimo. Addirittura ho fatto una figura di me perché l'avevo regalato uno ad una mia amica, lei l'ha aperto ed era già secco. Praticamente mi ha detto: Rosso, ho provato a girare il ti saluti l'aria, non so se stai guardando questo video. Comunque, io l'ho regalato pensando di fare una cosa positiva, era chiuso praticamente, così come l'ho preso, perché poi questi sono confezionati, quindi non puoi vedere se sono buoni o meno, è ovvio. Cioè, se fai un regalo non è che lo vai a togliere dalla confezione. Però io ero convinta perché io mi ero trovata bene, ma c'è questo problema che si seccano subito e addirittura lei era uscito già secco. Quindi, Elf, un po' di prodotto in più, un po' piacere. E niente, ragazze, spero vi sia utile anche questo video e spero di vederci presto. Un pollicino in su, mi raccomando, se passate di qua e iscrivetevi se vi fa piacere. E beh, spero di vederci presto. Un bacione. Ciao.